Se avete la Bibbia, apritela in Genesi capitolo 40. Se non avete la Bibbia, compratevela. Se non avete soldi per comprarla, la libreria ve ne donerà una. Anche più di una. Ma l'importante è che tutti voi abbiate la possibilità di leggere la parola di Dio. Va bene venire al culto, va bene ascoltare, ma è importante avere la parola di Dio nella propria macchina, nella propria casa, nella propria vita privata. Poi si viene in chiesa e si ha un tempo insieme per imparare a vivere insieme. E sapete, vivere insieme non è facile. Vivere con la persona che ti sta accanto non è facile, che sia marito o moglie o che siano figli. Vivere a fianco con un fratello o con l'altro non è facile. Bisogna imparare. E questa è la palestra per poter imparare tutte queste cose. Quindi di' alla persona che ti sta accanto, che non sia tuo marito o tua moglie, sei prezioso. O sei preziosa. Grazie anche tu. Vi ho dato tempo per cercare il libro della Genesi. L'avete trovato il libro della Genesi? Il capitolo 40 l'avete trovato? C'è nella vostra Bibbia? Bene, dal versetto 9. Così il capocoppiere raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite e in quella vite vi erano tre tralci. Appena ebbe messo i germogli, fiorì e diede dei grappoli di uva matura. Ora io avevo in mano la coppa del faraone, presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e misi la coppa in mano del faraone. E Giuseppe gli disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni, in capo a tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano al faraone la coppa come facevi prima quando eri suo coppiere. Ebbene, voglio farvi entrare in questo episodio. Si sta parlando di un uomo di nome Giuseppe e Giuseppe aveva la responsabilità di tutto quello che avveniva in quel momento nelle carceri del faraone. Quindi era un sovrintendente e due ufficiali del faraone, il coppiere e il panettiere, che erano persone quotate chiaramente in Egitto a quei tempi, quindi il responsabile della panificazione e il responsabile del vino dovevano essere i primi ad assaggiare, perché nel caso qualcuno li avesse avvelenati dovevano morire gli assaggiatori, non doveva morire il faraone. Ma non solo questo, loro dovevano avere la responsabilità di produrre in abbondanza affinché il faraone fosse sempre felice. Fatto sta che succede qualcosa nella vita di queste due persone. Queste due persone vengono arrestate perché si erano comportati male nei confronti del faraone. Entrambi, sia colui che aveva la responsabilità del vino che quello che aveva la responsabilità del pane, fanno un sogno e si svegliano e sono turbati. Quindi fanno un sogno. Come tanti di noi fanno dei sogni, molte volte i sogni sono anche spirituali e loro sono turbati perché capiscono che quel sogno ha qualcosa che loro non interpretano e desiderano capire quello che hanno sognato, ma non trovano nessuno che glielo spiega, fino a quando arriva Giuseppe. E Giuseppe gli dice: guarda, te lo spiego io, perché io posso fare questo, perché sento che Dio mi sta dando l'interpretazione dei vostri sogni. E interpreta il sogno di entrambi. Noi siamo fermi su questo, su quello praticamente del coppiere, quindi di colui che doveva assaggiare il vino per conto del faraone. Quindi Giuseppe gli interpreta il sogno. Realmente quello che Giuseppe interpreta, tre giorni avviene.
Tre giorni dopo avviene, cioè il coppiere viene liberato e torna alla presenza del faraone. Quindi non succede niente nella sua vita, anzi viene ristabilito nei suoi onori, viene ristabilito nel successo della sua chiamata. Però voglio che voi osserviate una cosa del messaggio per noi oggi. Il versetto 14, Giuseppe dice a quest'uomo: ma ricordati di me quando sarai felice. Ti prego, usa benevolenza nei miei confronti, parlando di me al faraone, e fammi uscire da questa casa. Versetto 23. Il capo coppiere però non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò. Ed è di questo che vi voglio parlare oggi, del ricordo. Ora, il capo coppiere poteva dire: vabbè, ma il sogno mica viene da te, viene da Dio. È Dio che ha mandato il sogno, tu che c'entri? Poteva comportarsi in questo modo. Però alla fine Giuseppe è stato il canale di Dio per benedire la sua vita. E a volte noi ci dimentichiamo dei canali che Dio usa per far venire nella nostra vita la benedizione. Canali aperti, canali sensibili, canali spirituali che prendono le cose dal cielo, spirituali e materiali, e li portano nella nostra vita, e hanno risposto a un certo momento della nostra vita nel bisogno. Magari tu non eri in prigione, magari non eri chiuso in una cella, magari, tanti magari possiamo mettere, ma sicuramente abbiamo attraversato tutti la valle del bisogno. E mentre eravamo nella valle, Dio ha mosso qualcuno per rispondere al nostro bisogno. Ma tutto diventa normale anche nella Chiesa, quando ci dimentichiamo non solo di aiutare le persone, ma anche di dirgli grazie perché ci hanno aiutato. Ci dimentichiamo di ringraziare tutti coloro che sono stati, sono un sostegno nella nostra vita, che hanno impartito qualcosa nella nostra vita, che ci hanno donato qualcosa. E quest'uomo si dimenticò. La Bibbia dice che il capo coppiere però non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò. Com'è possibile non ricordarsi di un uomo che ti ha fatto del bene? E poi ho iniziato a studiare le scritture e mi sono reso conto che questa è una cosa comune nell'uomo. Perché il ricordo può essere solo a livello cerebrale, qua. E il ricordo a livello cerebrale può essere facilmente dimenticato, anche dalle persone che ci fanno del bene. Ed ecco che il ricordo guida molto, molti giorni, molto, prende molto spazio nella nostra vita. Ci ricordiamo di persone care che non ci sono più, e va bene, ed è giusto. Ci ricordiamo di oggetti che ci portano a pensare a certe cose. A volte sentiamo un canto e ci ricordiamo che quel canto, quella canzone è legata a un momento nel quale eravamo innamorati. E quindi il ricordo ha una parte notevole nella nostra vita. Molte cose hanno a che fare col ricordo. Ma oggi vi voglio parlare del ricordo biblico, scritturale, del ricordo delle cose di Dio. Per non sottovalutare l'importanza di questo soggetto. Un'altra scrittura che voglio prendervi è in Ecclesiaste al capitolo 9, un libro un po' particolare, ma che contiene in se stesso una parte importante della volontà di Dio. Ecclesiaste, lo trovate questo libro dopo Salmi e i Proverbi. Ecclesiaste è un po' il termine che definisce l'autore. Ma andiamo al capitolo 9 e guardiamo
Leggiamo dal versetto 14. C'era una piccola città con pochi uomini dentro. Un gran re le venne contro, la cinse d'assedio, vi costruì contro grandi bastioni. Si trovava però in essa un uomo povero e saggio, che con tutta la sua sapienza salvò la città. Tuttavia, nessuno si ricordò di quell'uomo povero. Allora l'Ecclesiaste, l'autore, trasse le sue conclusioni. Allora io dissi: la sapienza val più della forza. È vero. Ma, lui aggiunge, la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Consideriamo questo passaggio proprio riguardo al ricordo. Noi dobbiamo imparare a ricordarci delle persone che ci hanno fatto del bene e riconoscere attraverso vari modi, almeno con un grazie, le persone che nel tempo, negli anni, nelle settimane o nei mesi ci hanno fatto qualcosa di buono. Però noi non ci ricordiamo di queste cose. E ora una lezione la prendiamo da questo passaggio. Perché? Perché qui troviamo una città cinta d'assedio, quindi i nemici erano tutti intorno, ormai questa città era caduta. Però prima della conquista c'è in quella città un uomo. Ha un piccolo problema, è povero. Però ha una grande saggezza. Cosa fa questo uomo povero di grande saggezza? Dà il consiglio giusto al re di quella città. Ed ecco che salva la città. Ma la città si dimentica di quest'uomo che l'ha salvata. Non vi sembra che stia parlando di Gesù? Il problema per cui il mondo non riconosce Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, è perché è venuto sulla terra come povero. Se fosse venuto in magna pompa, se fosse venuto con gli eserciti, gli angeli, i cavalli bianchi e quant'altro, e tutte le trombe che squillassero, tutti l'avrebbero ascoltato. Ma siccome è venuto la prima volta in terra come povero, ecco che questa è una tipologia del Messia. Lo rileggo. C'era una piccola città con pochi uomini dentro. Un gran re le venne contro, la cinse d'assedio, vi costruì dei grandi bastioni. Si trovava però in essa un uomo povero e saggio, che con tutta la sua sapienza salvò la città. Tuttavia, nessuno si ricordò di quell'uomo povero. Vedete l'importanza del ricordo? La vedete l'importanza del ricordarsi delle persone che ci hanno fatto del bene? Sapete perché le persone non si sono ricordati di quest'uomo? Perché è andato tutto per scontato. Ah, tu fai parte della città, hai qualcosa di buono da dirci, diccela. Tutto per scontato. E a volte si viene in chiesa con la stessa attitudine. E a volte si approccia a Dio con la stessa attitudine. Signore dammi, Signore fammi. La stessa attitudine. Però poi ci dimentichiamo di Dio. La conclusione. Allora io dissi: la sapienza val più della forza, perché effettivamente fu la sapienza a liberare il popolo di questa città dall'attacco del nemico. Ma poi disse anche: ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono più ascoltate. Quindi ci hai liberato, ti ringrazio, ciao, alla prossima. Caspita, ha liberato la tua famiglia, ha liberato i tuoi beni, ha preservato la tua casa, la tua macchina, i tuoi vestiti, ti ha preservato dalla distruzione, dalla morte. E tu non hai nemmeno un grazie da dirgli.
Oppure hai persone nella tua vita, persone che frequentano questa chiesa, che hanno lavorato per 10 anni, 20 anni sulla tua vita e in questo momento stanno lavorando per i tuoi figli e tu non hai un grazie da dire? Oppure ci sono parenti e amici che vi hanno fatto del bene nel momento del bisogno e voi non avete nemmeno un ricordo per potergli dire grazie per quello che hanno fatto per voi? Tutto scontato? Quello che seminate è quello che raccoglierete, miei cari. Bisogna imparare a ricordarsi delle persone che ci fanno del bene. È molto facile ricordarsi di quelli che ci fanno del male. E prima che noi ci convertissimo, ce la legavamo al dito. Chi ci faceva del male, non ti preoccupare, prima o poi ti becco, te la faccio pagare. E ce le legavamo tutti al dito. Non è così? Però ci siamo convertiti. Adesso dovremmo legarci al dito le persone che ci fanno del bene, non quelle che ci fanno del male. Nella Chiesa del Signore Gesù Cristo dobbiamo cambiare mano. Non possiamo più legarci al dito quelli che ci fanno del male. Dobbiamo legarci al dito quelli che ci fanno del bene per ricordarci in principio, nel principio proprio di Dio, proprio di Gesù, proprio dello Spirito Santo dovremmo ricordarci, della loro azione nella nostra vita. E poi delle persone intorno a noi, dei ministri, degli aiuti, dei fratelli, e ricordarci di quello che loro hanno fatto nella nostra vita. Però abbiamo letto, si dimenticarono dell'aiuto che gli diedero. Guardiamo un attimino la Trinità: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo all'opera. Siete pronti? La prima scrittura, Ebrei capitolo 6, versetto 10. E andiamo a vedere l'attitudine di Dio Padre, il creatore di ogni cosa. Dio Padre, Ebrei 6, versetto 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra. Dio non dimentica l'opera vostra e la fatica d'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Non dice a lui, dice ai santi. Dio non dimentica quello che tu stai facendo, né nel passato né nel presente. Dio non dimentica quello che tu hai fatto, ma non dice a lui, dice alle persone intorno a te. Dio non dimentica, tu sì. Oggi c'è questo avviso da parte del Signore di non dimenticarci delle persone che sono intorno alla nostra vita e che hanno piantato del bene in ognuno di noi. La mancanza di riconoscenza è distruttiva, ferisce, fa del male. Nel momento del bisogno tutti siamo pronti a correre e ad andare da quelle persone che sappiamo che ci possono aiutare, perché siamo noi nel bisogno. Subito dopo ci sentiamo bene e ci dimentichiamo di queste persone che ci hanno fatto del bene. E non solo ci dimentichiamo delle persone che ci hanno fatto del bene, rischiamo di ripagarle con monete sbagliate e gli facciamo del male. Questo purtroppo viene nella natura non rinnovata dell'uomo. Magari è un santo, magari è nato di nuovo, ma non ha ancora imparato a stare in mezzo alla gente. Oh sì, è vero, Dio nella mia vita, Dio è il Signore, santo, 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 vieni in chiesa, preghi, però non sai stare in mezzo alla gente. Però non sai stare con gli altri, però non sai toccare la vita delle persone, non sai abbracciare la vita degli altri. Ah, tutta la tua spiritualità nel rapporto fra te e Dio. Ma la vera spiritualità è sia verticale che orizzontale, e anche nel rapporto degli altri, con gli altri. E se noi non impariamo ad avere il giusto rapporto e la giusta relazione con la gente intorno a noi, la gente non si sentirà amata. Però tu ti chiami santo perché vieni in chiesa. Noi dobbiamo imparare invece
a lasciare uscire quest'amore che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, e non solo nei confronti di Dio, ma anche nei confronti delle persone. E allora tu puoi andare da una persona e dirgli grazie perché sei, la tua presenza fa la differenza. Grazie per il tuo aiuto, grazie per il tuo sorriso, grazie perché quel giorno lì, sai, sei venuto in soccorso, avevamo bisogno e tu c'eri. Grazie perché, grazie perché. Un piccolo grazie, ma di grande valore. Piccolo grazie, ma di grande valore. Ricordatevi in questo momento le persone che nella vostra vita hanno seminato del bene in voi. Pensate a queste persone e chiedetevi che cosa ho fatto per loro. Pensate, c'è stato l'esempio di un re nei confronti di Mardocheo. Mardocheo era un uomo che aveva salvato la vita del re, era un uomo responsabile della corte, e mi sta venendo in mente adesso questo passaggio. Mardocheo sente che due persone nella corte del re Assiro si erano messi d'accordo per uccidere il re. Lui lo sente, svela tutto questo, salva la vita del re, finisce tutto lì. Non gli fanno niente, non sanno nemmeno chi sia. Ma chi è Andrea che io mi debba ricordare di lui? E Lorenzo? Chi è? Perché io mi devo ricordare di te? Mara? Chi? Come ti chiami, scusa? Boh, non se lo ricorda neanche lui, me lo devo ricordare io. Fino a quando Dio non risveglia di notte il re. Il re dice: portatemi i libri, non riesco a dormire. Legge nel libro e legge che un uomo gli ha salvato la vita. Ma qualsiasi, un Mardocheo qualsiasi. Ma il re dice: ma che cosa ho fatto io di buono a quest'uomo? Niente re, non gli hai fatto niente, adesso glielo voglio fare. E fa chiamare quest'uomo e lo ricopre di onori. Non si era ricordato, ma Dio è intervenuto, come sta intervenendo nella nostra vita oggi, affinché possiamo dire grazie alle persone che ci hanno fatto del bene. Amen. Senza dimenticarci di tutte queste cose, però stiamo guardando l'attitudine di Dio. Okay? Quindi Ebrei capitolo 6 versetto 10: Dio infatti non è ingiusto da dimenticarsi l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Quindi Dio Padre non si dimentica. Gesù, Luca 23, perché magari Dio è Dio in cielo, lui ricorda tutto, ma Gesù ha camminato sulla terra, magari qualcosina se la dimentica, era uomo come noi. Ok, andiamo a leggere una scrittura che parla di lui, in Luca capitolo 23 al versetto 42. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Questo è uno dei due ladroni in croce, e gli dice: Signore, per piacere, ricordati di me, ti ricordi che io ti ho detto sulla croce, quando eravamo sulla croce, per noi è giusto pagare questo prezzo, ma non per te, non per te, tu stai pagando, ma non dovresti pagare questo prezzo. E quindi ha riconosciuto in lui il Salvatore, e quindi gli dice: vabbè, Signore, ricordati di me quando sarai in cielo. Perché? Perché quando tutti stanno bene si dimenticano degli altri. E lui ha detto: non è che per caso tu resusciti e ti dimentichi di me, perché vai a star bene, perché ti ricordavi di me mentre eravamo in croce insieme e pagavamo lo stesso prezzo e non avevamo niente da spartirci, non avevamo niente da mangiare e ci aiutavamo gli uni e gli altri. Poi tu sei entrato nel buono, nell'abbondanza, nella prosperità e ti dimentichi degli altri. Dici: non è che per caso ti dimentichi di me quando sarai in cielo. Ecco che Gesù al versetto 43, siamo al capitolo 23, versetto 43, Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. E non si dimenticò di quest'uomo col quale aveva condiviso questa esperienza. Lo Spirito Santo, andiamo alla terza persona della Trinità, quindi Dio Padre non si dimentica, Gesù non si dimentica,
forse lo Spirito Santo, che non ha un corpo, magari lui si dimentica le cose. Ok? Andiamo a vedere cosa dice Giovanni riguardo allo Spirito Santo. Giovanni 14, versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Oh, gloria a Dio. Quindi vediamo che la Trinità ricorda. Amen. La Trinità ha dei ricordi. Anche lo Spirito Santo, pur non avendo un corpo come il nostro, è una persona, è la terza persona della Trinità, quindi ha una volontà, ha un carattere e ha anche un ricordo, quindi si ricorda delle cose. Ora, il significato del termine ricordo, dall'origine di questa parola latina, è indietro cuore, che vuol dire non è solo una memoria mentale. Il vero ricordo non va indietro solo con la mente, ma indietro col cuore. Ecco dove tu non ti dimentichi degli altri. Tu ti dimenticherai di me e del bene che io ti ho fatto quando la tua conoscenza, il tuo approccio verso di me sarà solo un approccio mentale. Ma se è un approccio di cuore, se l'amicizia, la fratellanza che ti lega alle persone di questa chiesa non è solo a livello mentale, ma è anche a livello di cuore, l'andare indietro col cuore afferrerà quei pensieri e ti manterrà il ricordo delle persone che ti hanno fatto del bene nella chiesa e non te lo dimenticherai mai. Dite amen per piacere. Quindi non stiamo parlando di un ricordo perché ci ricordiamo le persone o le cose o le musiche o gli oggetti che ci ricordano quella data esperienza qui dentro, ma è qualcosa che nasce da qua. E quando il tuo ricordo coinvolge i tuoi pensieri ma anche il tuo cuore, quel ricordo non lo perderai mai, 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 mai. E ora vi voglio portare in una sequenza di scritture che voglio, alle quali prestiate molta attenzione, perché ci si può dimenticare di Dio stesso, ok? E ve lo dimostrerò. Innanzitutto la prima, seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Se non l'avete trovata ve la leggo io. Ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti secondo il mio Vangelo. Come? Guardate questa scrittura, l'Apostolo Paolo dice a un pastore, ricordati di Gesù Cristo. Perché? Perché nei momenti della pressione è possibile dimenticarsi di certe cose, ma aggiunge qualcosa che è una chiave nella rivelazione. Ricordati di Gesù Cristo e della stirpe di Davide, cioè del re dei re, è risorto dai morti. Perché aggiunge il risorto dai morti? Perché tu ti puoi ricordare di Gesù, ma ti devi ricordare che Gesù è risorto dai morti, cioè che ha anche vinto, e siccome lui ha vinto, lui può far vincere anche te. Se tu ti ricordi che Gesù non è solo il salvatore della tua vita, cioè non ti ha solo perdonato i peccati, ma ha anche vinto quando è risuscitato dalla morte, perché il diavolo non lo poteva tenere all'inferno e portare giù tutto ciò che di meglio aveva Dio, ma lui è risuscitato e ha vinto, lui ha dato le chiavi dell'autorità alla sua chiesa. Ricordati di Gesù Cristo, ma anche ricordati di Gesù Cristo risuscitato dai morti, perché è lì la tua vittoria. Quando ti ricordi che è risuscitato, lì ti ricordi che sei stato perdonato, lì ti ricordi che sei stato benedetto, lì ti ricordi che sei stato unto, lì ti ricordi che sei stato guarito, lì ti ricordi che sei stato liberato, lì ti ricordi che sei stato dichiarato vincitore in Cristo Gesù e benedetto in tutta l'opera delle tue mani. È lì che ti ricordi, in quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa, che ti ricordi. Oggi tu vai a prendere ciò che fa parte del tuo ricordo. Oggi prendi il tuo ricordo, ma ti devi ricordare che Gesù Cristo è risorto dai morti,
perché lì vai ad attingere alle risorse di cui hai bisogno per la tua vita, per vivere ogni giorno sulla terra. Alleluia! Giudici, Antico Testamento, capitolo 8. Dopo Giosuè trovate il libro di Giudici, il capitolo 8, il versetto 34, dice questo: i figli di Israele non si ricordarono dell'Eterno il loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici tutto intorno. Oh wow! I figli di Israele, schiavi in Egitto, dovevano portare il peso sulle spalle tutti i giorni, loro, la loro famiglia, i loro figli. Non c'era speranza nella casa di schiavitù, non c'era speranza nella casa di schiavitù, non c'era speranza, si poteva solo morire nella casa di schiavitù. Ma Dio manda un uomo che libera questo popolo. È Dio che ha fatto tutto, una roba straordinaria. Le piaghe, la grandine, l'acqua trasformata in sangue, di tutto, le tenebre sull'Egitto, ma su di loro c'era sempre luce. Morivano le bestie per gli egiziani, ma loro continuavano a prosperare. Una roba straordinaria. Escono dall'Egitto e cosa fanno? Si dimenticano di Dio. Solo loro? O anche la Chiesa si dimentica di Dio quando si sente a posto, quando ormai è libera? Ma caro mio, il fatto che tu sia libero o che tu sia libera non vuol dire che lui è libero e lui è libero. E se voi siete liberi, per piacere, liberate le persone che non lo sono ancora. Datevi da fare, lavorate. Fate qualcosa per l'avanzamento del regno di Dio. Non sentitevi a posto solo voi. Ed ecco che il popolo di Dio ha visto, ha toccato, ha vissuto cose straordinarie. Entra nella terra della promessa e si dimentica di Dio. Com'è possibile? Questo ci deve far ragionare sulla natura dell'uomo, anche sulla nostra, anche sulla mia e anche sulla tua. Apocalisse 3:3 dice: ricordati di come o di quanto avete ricevuto da parte di Dio. Apocalisse 2, versetto 5, guardate questa scrittura. Apocalisse 2, versetto 5 dice: ricordati dunque dove sei caduto e ravvediti. Ricordati dove sei caduto. Guardate, anche qui bisogna ricordarsi. Ma come? Dio ci ha perdonato tutti i peccati. Lui non li vede i nostri peccati. Però qui c'è scritto: ricordati dove sei caduto. Perché? Perché il tuo peccato non cambia la natura di Dio, ma cambia la tua. Ricordati dove sei caduto. Dio non sta dicendo a te di ricordarti perché lui si è allontanato da te, ma sta dicendo che se tu ti ricordi dove sei caduto, la prima cosa che fai dopo il ricordo dove sei caduto e chiedi e dici: perdonami, ho sbagliato perché sono caduto, la prima cosa che fai è che ti butti fra le sue braccia. Ricordati dove sei caduto. Non è perché Dio ti vuole punire o bastonare o perché ti sta dicendo: sei una persona perfetta, non sbagli mai. Ma quando sbagli, l'attitudine di chiedere perdono è l'attitudine giusta per ributtarsi fra le braccia del Padre, non perché lui si sia allontanato da te, ma perché tu ti stai dimenticando del suo amore. Quando c'è un conflitto fra me e mia moglie, alzati per piacere, quando c'è un conflitto fra me e mia moglie, io resto marito, lei resta moglie, esattamente come Dio resta padre, tu quando pecchi resti figlio. Quando c'è un conflitto fra me e lei, la nostra situazione matrimoniale non cambia, il nostro rapporto non cambia, ma c'è qualcosa che si insinua in mezzo, il fatto che uno dei due può aver sbagliato
E quando io riconosco il mio errore, se ho sbagliato io, vado da lei e gli dico: perdonami, ho sbagliato. E vedo che da parte sua c'è il perdono incondizionato, quello di Dio. La prima cosa che faccio, sapete qual è? Questa. E io l'ho vista in quell'uomo prima, quando era qua inginocchiato. Sto schiacciando un demone sotto i miei piedi. Avete visto il crack crack? Sono i demoni che schiacciamo, non vi preoccupate. Quando quell'uomo era qui, non lo conosco quasi neanche, poco, l'ho visto in quell'attitudine, era Dio che stava condividendo delle cose con lui, ma tutto è nato dal suo desiderio di dirgli grazie, grazie. Prima parola che ha detto qua davanti a me, mi guarda e mi dice: è qui, è dentro. È dentro, straordinario. È dentro, è dentro. Confermo che è dentro, si vede. Ma questa esperienza che hai fatto tu è l'esperienza che facciamo tutti, non ti preoccupare. Se c'è una cosa gloriosa è proprio riconoscere, dire grazie a Dio per quello che fa. Poi scendono lacrime, perché? Perché è l'amore incondizionato di Dio. E va bene, lo stesso avviene nel rapporto fra le persone, ma anche fra fratelli, i miei occhiali. Però vi voglio mostrare, prima di finire, qualche altra scrittura importante. Potrei finire qua il messaggio, ma non lo voglio finire perché ho alcune scritture che vi voglio far notare. Per cortesia, Luca 17, guardate, Vangelo di Luca, il capitolo 17 e il versetto 32. Anche questa scrittura è molto importante, per piacere. Non voglio far finta di niente, ve la voglio leggere. Ricordati della moglie di Lot. Come vedete, il ricordo è importante, molto importante. Ricordati della moglie di Lot. Chiesa, chi è la moglie di Lot? Boh, ve lo dico io. Lot aveva una moglie. Degli angeli lo vanno a trovare e gli dicono: lascia Sodoma, lascia Gomorra, perché fra un po' verranno distrutte, perché il peccato è salito fino alla presenza di Dio. Quindi gli angeli vanno lì per dare questo annunzio e per salvare la vita di Lot e di sua moglie e anche delle loro figlie, della loro famiglia. Tutta la famiglia doveva essere salvata. Però gli angeli gli dicono una cosa: durante il cammino della liberazione non vi dovete più voltare indietro. A volte si entra in chiesa, tutto bello, si piange, sente la presenza di Dio, poi ci dimentichiamo di Dio e si torna a fare le cose che facevamo nel mondo, ci allontaniamo da Dio, ci allontaniamo dai fratelli, ci allontaniamo dalla comunione fraterna, ci allontaniamo dalla chiesa. Perdi la salvezza? No! Ma a furia di allontanarti, potresti più non sentire Dio nella tua vita e arrivare appunto anche di rinnegare la tua salvezza e quindi arrivare anche a perderla, perché quello è l'unico modo nel quale si possa perdere la salvezza, rinnegando lo stesso Gesù che ti ha salvato. Ora l'angelo dice a questa coppia: non voltatevi indietro perché è pericoloso. Quindi loro escono con le loro figlie, stanno abbandonando Sodoma e Gomorra, si stanno allontanando, sentono che dietro di loro sta succedendo qualcosa. Lot si ricorda delle parole che Dio gli ha mandato per mezzo degli angeli e va avanti. Lei, non curante del ricordo, si volta indietro e la Bibbia dice che all'istante divenne una statua di sale. Ricordatevi della moglie di Lot. Che cosa vuol dire per noi nel Nuovo Testamento questa scrittura? Ricordatevi di non tornare indietro. Se avete accettato Cristo Gesù, il vostro cammino è solo avanti. Se poi vogliamo studiare l'armatura del cristiano, che è l'armatura del soldato romano, ricordatevi che la corazza era solo davanti. Se ti volti indietro,
esponi tutti i tuoi organi all'attacco del nemico, non ti puoi voltare indietro. Ricordatevi che non potete voltarvi indietro. Nel momento in cui vi voltate indietro e iniziate a guardare nuovamente le cose del mondo, ma non le cose di Dio, è come se esponeste la vostra vita al diavolo. E vi garantisco che il diavolo viene per rubare, ammazzare e distruggere. Punto! Non c'è niente di buono in lui. Quindi non illudetevi di trovare qualcosa di buono nel mondo dal quale siete fuggiti la prima volta. Ricordatevi che siete stati salvati, alleluia, e camminate con questo ricordo dando gloria a Dio. Ecco perché troviamo questo avviso nel Nuovo Testamento. Ricordatevi della moglie di Lot. Banale, no? Però così. In Ebrei, capitolo 13, versetto 7, ancora due o tre scritture. Siete con me? Perfetto. Ebrei 13, versetto 7. L'avete trovato? Perfetto, lo leggo. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Ricordatevi di chi? Dei vostri conduttori. Chi sono i vostri conduttori? Alleluia! Sto tirando acqua al mio mulino, non so se l'avete capita, ma ci sta, è nel contesto giusto. È scritto? È Bibbia? È parola di Dio? Allora sono santo, non ho peccato. Non è orgoglio, sto dicendo ricordatevi dei vostri conduttori. Io so che vi manchiamo quando andiamo in giro a predicare, ma non deve essere solo una mancanza della domenica. Dovete comprendere che i vostri conduttori sono dei genitori spirituali. Però è anche vero che non sempre la relazione genitori e figli è facile. O per voi è sempre facile il vostro rapporto con i vostri figli. O i genitori, o viceversa. Quindi non sto dicendo che è tutto facile, però sto dicendo ricordatevi dei vostri conduttori, almeno per dirgli grazie per quello che hanno fatto, almeno per questo. A me? Ricordate? Ci sta. È orgoglio? No, è parola di Dio. È presunzione? No, è parola di Dio. Quando impariamo a dire grazie, noi riconosciamo il merito degli altri. Un semplice grazie riconosce un merito. Ed è giusto farlo, dire grazie alle persone per quello che stanno facendo. A volte noi non ci rendiamo conto di ciò che le persone fanno per noi ed è per questo che non gli diciamo grazie. E ci può stare. Ci sono delle persone che voi non lo vedete, ma pregano per voi nelle case. Pregano per voi nel loro tempo, fanno delle cose, magari lo fanno a lui, ma voi non lo sapete perché non viene detto pubblicamente questa cosa, anche per non mettere a disagio le persone nella chiesa. Perché devo far del bene e suonare sempre le trombe? Siccome sono nell'autorità per poterlo fare, molte volte noi facciamo del bene, ma non ve lo vengo a dire, perché non è giusto. Voi dovete solamente credere che noi facciamo del bene, punto. Poi non sono affari vostri dire, ma dimmi come si chiama quello a cui hai fatto del bene. Ma perché lo vuoi sapere? Qual è il motivo per cui lo vuoi sapere? Quindi fate del bene alle persone, anche se non ve ne accorgete. Magari intorno a voi ci sono delle persone che hanno preso del tempo per pregare e piangere per voi, per i vostri bisogni, per le vostre oppressioni. E voi non lo sapete, e nemmeno ve lo dicono, ed è giusto che non ve lo dicano, però voi dovete credere che intorno a voi ci sono delle persone che si amano, che vi amano e si stanno prendendo cura di voi. Amen. Alleluia. Questa è anche la Chiesa. Poi, Efesini, visto che ci siamo lì vicino, mica tanto, tornate indietro un pochettino, Efesini, capitolo 1, versetto 16, dice, non cesso mai di rendere grazie a Dio per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Cioè, guardate l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo pregava per gli altri. Perché? Perché si ricordava delle persone. Come fai a ricordarti di una persona? Tu ti ricorderai di una persona quando collegherai il ricordo del tuo cervello e il ricordo del tuo cuore.
Ti dimenticherai di pregare per le persone nella chiesa se il tuo collegamento sarà solo a livello cerebrale, perché non c'è profondità. Quando tu pregherai per qualcuno è perché stai collegando il tuo cuore, e allora entrerai in profondità. Quello è il vero ricordo. Quello è il vero ricordo. E allora sarai disposto a dare per una persona, anche se non ti dice grazie, perché comunque non vede che tu lo stai facendo, ma lo stai facendo lo stesso. Amen. Ricordatevi. Un'altra scrittura, Isaia 62, versetto 6, dice: voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio. Voi che ricordate a Dio, non perché Dio si dimentica, perché abbiamo appena insegnato che Dio non si dimentica, siete d'accordo? Però Isaia al capitolo 62 versetto 6 dice: voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio. Quindi vedete che c'è un compito per noi: ricordare le scritture e portarle a Dio. Come si fa? C'è una scrittura nella Bibbia, io la ricordo, però la devo ricordare anche a Dio, non perché se la dimentica, ma perché Lui vuole che tu gli ricordi la sua promessa. Allora la prendi, vai da Dio e gli dici: papà, tu hai detto nella tua parola questo, 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 questo e questo. Ti ringrazio, Signore, perché sei fedele e quello che hai detto lo mantieni. In Cristo Gesù. Amen. Grazie. Basta. Io ricordo a Dio quello che Lui ha detto. E diventa importante ricordarci anche delle cose di Dio. Vi ho detto che avrei parlato di un ricordo un po' particolare, ed è il ricordo biblico. Le cose importanti che avvengono nella Chiesa, non solo nel mondo, ma anche nella Chiesa, sono importanti da ricordare. L'ultima scrittura che voglio vedere con voi è nel Salmo 106. Ed è una scrittura molto particolare questa, perché ci dà un quadro, questo è proprio un quadro completo delle cose che vi ho insegnato oggi, dal versetto 7. Credo che sia il riassunto di questa predicazione. L'avete trovato il Salmo 106? Dal versetto 7. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie. Non si ricordarono del gran numero dei tuoi benefici e si ribellarono presso il mare, il Mar Rosso. Ciò nonostante. Vi piace? Ditelo ancora, ciò nonostante. Bellissimo. Allora, il popolo si ribella perché non si ricorda dei benefici di Dio. Ciò nonostante, il Signore li salvò per amore del suo nome. Straordinario. Ditemi che questa non è la grazia di Dio. Cioè, loro ribelli, dimentichevoli di tutti, non si ricordarono di tutti i benefici, e mi piace, ma ciò nonostante. Il titolo della predicazione, eccolo, ciò nonostante, va bene? Ciò nonostante, mi piace come titolo questo. Ciò nonostante, il Signore li salvò per amore del suo nome e per far conoscere la sua potenza. Vi dice anche come lo fece, attenzione, loro si dimenticarono di tutti, ma lui li salvò e iniziò a fare questo, sgridò il Mar Rosso, lo seccò, li guidò attraverso gli abissi come attraverso un deserto, li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico, le acque ricopersero i loro nemici, non sopravvisse nemmeno un nemico.
Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode, ma ben presto si dimenticarono le sue opere e non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo disegno. Com'è bello cantare la presenza di Dio, ma il vero canto è quello che ricorda i benefici di Dio. Dio fece tutto questo, ma ben presto loro si dimenticarono dei benefici che Dio gli aveva fatto. Per piacere, vi chiedo solo di ogni tanto ricordatevi della bontà di Dio, ricordatevi della bontà di questa Chiesa, ricordatevi delle persone, della bontà delle persone che Dio ha messo lungo il vostro cammino, ricordatevi della bontà delle persone che hanno fatto del bene alla vostra vita. Figli, ricordatevi dei vostri genitori, della bontà dei genitori. Non ricordatevelo quando è troppo tardi. Se dovete onorare i vostri genitori, lo dovete fare mentre sono in vita, non quando muoiono. Quando muoiono è troppo tardi. Ricordatevi della bontà di Dio. Loro si dimenticarono. L'appello che Dio vuole fare oggi a noi come Chiesa è questo: continuate a ricordarvi della bontà di Dio, della bontà delle persone, della bontà dei vostri cari. E aspettate fiduciosi l'adempimento. Aspettate fiduciosi l'adempimento, perché la vostra risposta sta arrivando. Non mollate, non tornate indietro, la vostra risposta sta arrivando. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Oh, grazie Signore. Noi aspetteremo fiduciosamente la risposta di Dio. Dio non mente, Dio non viene meno, Dio è fedele. Dio si ricorda di te, non si è dimenticato di te. La Scrittura afferma: quando anche tuo padre e tua madre potessero dimenticarsi di te e abbandonarti, Dio non lo farebbe mai, non farebbe mai una cosa del genere. Alleluia. Grazie. Come non dire grazie adesso? Che cosa chiede da noi Dio? Ditegli grazie. Grazie, pensate ai benefici che avete ricevuto e dite grazie a Dio, ok? Poi pensate ai benefici che avete ricevuto dai pastori e dite grazie a Dio anche per i pastori. Poi, ma ditelo anche a noi se avete un po' di tempo. Poi per le persone che vi hanno aiutato in chiesa, responsabili di cellula, amici, dite grazie anche a loro, ok? Facciamo un culto proprio di ringraziamento. E poi se avete tempo, se avete desiderio e voglia e avete persone nella vostra famiglia che vi hanno fatto del bene, magari sono lontani, fategli una telefonata, mandategli un'email, usate WhatsApp o vocavolo, usate quello che volete, ma mandategli un messaggio d'amore. Amen. Usate bene queste cose in internet, usatele per il bene, non per il male. Seminate amore, seminate passione, seminate riconoscenza, seminate gioia, seminate un grazie. E non dicerie pettegolezzi su queste cose. Alleluia. Grazie musicisti, siete bravissimi, siete straordinari. Grazie maestro, grazie a tutti, grazie alla cantante, qui a tutta la corale. La corale. il gruppo musicale, grazie. La band. Alleluia.